Grazie a voi. Bravi ragazzi! Bravi! Buonasera a tutti. Ringrazio molto i nostri compagni di Venezia che hanno parlato prima. Ringrazio molto anche i nostri compagni di Verona, dell'Università di Verona, che sono venuti in gran numero oggi a sostenerci. Dovete sapere che Studenti contro il Green Pass è un movimento nazionale. Dei gruppi di studenti contro il Green Pass si sono costituiti in tutte le università italiane subito dopo l'annuncio a luglio dell'introduzione della misura del Green Pass, e per la prima volta lo scorso sabato a Bologna è avvenuta una manifestazione generale con la partecipazione di tutti i gruppi italiani di studenti contro il Green Pass. Bravi! Bravi! Costituirsi è stato un processo difficile. È stato difficile perché non potevamo contare sui sindacati studenteschi, sempre pronti a difendere, a protestare per i diritti LGBT, ma quando si è trattato di occuparsi della discriminazione, di un altro genere di discriminazione, quella operata dal Green Pass, se ne sono lavati le mani. È stato difficile perché le università non sono state delle istituzioni costrette a introdurre delle misure che non volevano introdurre, no, sono state molto zelanti nell'applicazione di tutte le disposizioni del governo e anzi le hanno persino superate in numerose occasioni. Ma è stato difficile in primo luogo per il silenzio dei nostri professori, che non erano per noi soltanto delle autorità accademiche, ma erano anche delle autorità morali. Bene, non più. Bravo! Bravo! Grande! Meglio tardi che mai. Ora vorrei leggere un discorso che ha preparato una nostra compagna dell'Università di Verona di filosofia, che studia filosofia, si chiama Lavinia, ma oggi non ha potuto venire a Padova, quindi lo leggo io. In quanto universitari, i nostri movimenti sono costellati dalle più varie sfumature accademiche. Abbiamo gli storici che impazziscono nel vedere come la storia si stia ripetendo sotto lo sguardo inconsapevole della maggioranza. Abbiamo i giuristi che impallidiscono vedendo come i diritti degli individui vengono calpestati. Abbiamo i sanitari che si domandano esattamente su quali dati i virostar, i televirologi, basano le loro deduzioni, perché secondo ciò che invece stanno studiando loro qualcosa non torna. Abbiamo i matematici e gli informatici che si chiedono se in futuro le loro incredibili menti saranno sfruttate solo per creare codici e dispositivi atti a controllare la cittadinanza. Abbiamo i giornalisti che hanno visto negli ultimi anni le loro penne di riferimento prostituirsi al sistema e alla sua narrazione del terrore e della falsità. E abbiamo i filosofi che osservano la situazione attuale, la decompongono, la analizzano e ne traggono sconcertanti conclusioni. Nel V secolo a.C. circa, ad Atene, circolavano delle personalità interessanti, i sofisti. I sofisti, per definizione, erano degli intellettuali che facevano professione di sapienza e la insegnavano dietro compenso. Insegnavano come ingannare la mente dei cittadini per mezzo della retorica, per far credere a loro qualsiasi cosa. Erano in grado di dimostrare con mezzi retorici che 2 più 2 fa 5, 6 o 7, perché per loro la verità era relativa. Grazie all'arte della narrazione potevano sedurre con le parole qualsiasi tipo di cittadino, convincendoli di qualsivoglia cosa. Tutto questo per un loro tornaconto personale, i soldi. Il loro era un unico grande monologo, un'unica narrazione, che non ammetteva domande, dubbi, confronti, dialoghi.
nell'antichità la sofistica era all'opposto della filosofia, intesa invece come ricerca del sapere, della verità. Il filosofo era l'unico vero sapiente perché metteva in discussione, si poneva quesiti, dialogava per le strade, sollevava il dubbio, promuoveva la critica. Gli pseudopolitici, gli pseudogiornalisti e gli pseudoscienziati di oggi sono i nuovi sofisti della modernità. Ci impongono la loro verità, la loro univoca narrazione funzionale al raggiungimento dei loro obiettivi e tentano di precluderci ogni possibilità di dibattere, di dialogare, di criticare, di dissentire. Non vogliono ascoltarci, ci chiudono porte in faccia, vogliono zittirci, impedirci di non richiuderci nella nostra. Impedirci di manifestare. Hanno volontariamente diviso il popolo in due fazioni, ma noi dobbiamo stare attenti a non rinchiuderci nella nostra. La nostra controparte vuole salire sempre più in cima, alla sua torre d'avorio, vuole arrivare all'ultimo piano e lasciare noi a terra, per prendere le distanze dai cattivi. Ma noi non siamo cattivi, noi non cerchiamo la distanza. Noi siamo qui presenti nelle piazze, pronti a mettere in gioco le nostre menti, in un confronto costruttivo con le loro. Noi non ci occhiamo tra le mura della nostra fazione, e se loro invece lo fanno, è perché sotto sotto sanno di essere stati ingabbiati nella fazione sbagliata, le cui teorie cominciano a scricchiolare, le cui regole cominciano a stare strette a più di qualcuno. Noi come studenti ci sentiamo in dovere di dialogare con le menti dei nostri compagni, tentare di far diradare la nebbia intellettuale, di far prevalere la riflessione critica sulla comoda obbedienza. Il simbolo della filosofia e della sapienza è la civetta, l'animale che riesce a vedere anche di notte. Ci piace immaginarci tutti come civette, in grado di vedere ciò che sta realmente accadendo nell'oscurità di questo terribile momento storico. Ci sono tante civette dormienti attorno a noi, ma con il potere del sapere riusciremo a svegliarle. La nostra arma, in quanto studenti, è la cultura e abbiamo intenzione di mettere in gioco tutte le culture che compongono i nostri movimenti di resistenza per provare a cambiare il corso di questa storia. Grazie.